Ehi là, come state ragazzi? Ciao, buonasera, buonasera. Spero tutto bene, siamo al secondo giorno della cosiddetta fase 2, dico cosiddetta perché non mi sembra che sia cambiato tantissimo, ma qualcosa è cambiato e la notizia più bella, sapete qual è? È la grande responsabilità e il senso di responsabilità che stanno avendo tantissimi italiani, perché leggevo una sintesi del primo giorno di multa, cioè ieri, e sono stati multati soltanto il 2% più o meno delle persone fermate. Quindi o sono stati sfortunati, tra virgolette, le forze dell'ordine a beccare solo persone oneste, oppure se quello è un campione che rispetta la realtà, soltanto il 2% giù di lì non rispetta le regole. Quindi questa mi sembra una grande notizia, anche perché, come io vi ho sempre detto, nella mia totale ignoranza, credo che la cosa più difficile di questa fase 2 sarà quella di autodeterminarsi e quella di accettare in qualche modo la privazione della libertà, perché parliamoci chiaro, ragazzi, ci sono delle persone che difficilmente accetteranno a lungo andare le restrizioni che noi dovremo accettare per tantissimo tempo. Io, come sempre, adesso condivido la mia diretta sulla pagina del Fatto Quotidiano, anzitutto, poi anche sulla pagina dell'INPS, come dice il mio amico Renato Minutolo, poi anche sul dov'era, dove diceva Renato Minutolo, il mio imitatore, quel maledetto, dov'è che di solito la metto la diretta? Protezione civile, sì, protezione civile, perché sono la mascherina neuronale di questi tempi di quarantena. Quello scemo di Renato Minutolo è veramente un cretino, il mio imitatore. Mio, non è mio, per fortuna fa cose ben più soddisfacenti per lui che imitare questo imbecille quale io sono. E adesso però devo mandarvi e scegliere una canzone. Allora, la canzone che io ho scelto per stasera è una canzone che a me piace tanto. Ho visto adesso, ecco, ci abbiamo stasera Marco Travaglio ospite a 8:30, l'ho appena visto ora su Twitter, quindi questa è una bella notizia. Io invece sarò stasera ospite di Carta Bianca attorno alle 22:40, 22:45, quindi se vi va, dopo avermi sopportato stasera, guardatemi anche su Rai 3 attorno alle 22:40, 22:50. Prima ci sarà Matteo Salvini, però guarda un po', ogni volta che c'è lui non ci devo essere io e viceversa. E non è ovviamente una decisione delle conduttrici, ma è una decisione di Salvini e noi l'accettiamo, soprattutto io sopravvivo lo stesso, anzi, probabilmente sopravvivo anche meglio. Che canzone vi metto adesso, ragazzi? Vi metto una canzone che a me è sempre piaciuta tanto, è una canzone del 1987. È una canzone di un grandissimo artista che è anche qui dietro, qui si vede poco, porca miseria, sarebbe lui, aspetta, ve lo faccio vedere, si intravede un po' qui, eccolo qua, è lui, è il grande Bruce Springsteen. E nel 1987 Springsteen fa un disco che viene attaccato da quelli che non capivano nulla all'epoca, ieri come oggi, perché lui si presenta in copertina vestito troppo figo, troppo elegante. Non mi ricordo se vestiva Versace o Armani in quella copertina, e quindi molti dissero: ah, il rock era tradito la causa. In realtà era un disco straordinario, molto bello, molto toccante, molto romantico, da romantico ferito. Diciamo che non era una fase particolarmente felice da un punto di vista sentimentale per Bruce. C'è una canzone che mi è sempre piaciuta, ve la faccio ascoltare però in una versione live di un EP che io ho anche come vinile proprio, che si intitolava Chimes of Freedom. Chimes of Freedom è una canzone che lui interpreta in un tour per Amnesty International, tour di cui faceva parte anche Yusuf Ndour, di cui faceva parte Peter Gabriel, di cui faceva parte Tracy Chapman. Però la canzone che vi faccio ascoltare era contenuta in Tunnel of Love del 1987 ed è questa qua. Io la trovo bellissima, bellissima. Comincia con la batteria, eccolo qua. Lo dovreste già aver riconosciuto. Tastiere. E qui già si può chiudere tutto. Basta, basta, basta. Che meraviglia che è Springsteen, amico mio Tonio. Balla anche tu. Grandissimo, grandissimo Springsteen. Poi dovrò parlarvi di tante cose, tantissime. Devo parlarvi di Salvini, che è stato eletto come uno dei più grandi cazzari del pianeta, non da me, ma da BBC News, che ha ritenuto che Salvini sia uno dei più grandi cazzari in seno al coronavirus, insieme a Trump e a Bolsonaro. Un grandissimo podio, meraviglioso. Fatevi un brindisi pensando al podio dei cazzari del grande Matteo Salvini. Vado a prendermi un bicchiere di vino perché mi sono dimenticato anche di mangiare, tra l'altro. Ho corso finora, sono stanco morto, intanto vi lascio per 30-40 secondi
un po' di grande Bruce, e poi si parla di tante cose, di Springsteen, sì, anche di Springsteen, di Salvini, ma si parla anche di un eroe assoluto che io ho scoperto da poco, Sergio Abramo, il sindaco di Catanzaro, idolo assoluto, idolo. Sta girando un video meraviglioso che trovate anche nella mia pagina. Ma prima di prendere il bicchiere di vino mi sono ricordato una cosa, attenzione, aspetta, mentre questo fenomeno qua canta, devo scrivere un commento tra i vostri tantissimi messaggi, poi lo metto in alto, perché vi comunico che chi non si iscriverà alla mia pagina Instagram verrà confinato nella pagina di chi? Vi posso scegliere? Di Porro. Quindi ora tutti dovete iscrivervi e diventare follower anche della mia pagina Instagram. Da, l'ho scritto. Dov'è? Che brano incredibile. Che brano incredibile. Certo che questo è tougher than the rest, certo che lo è. Senti là che brano che è questo. Che cosa è successo? No, vi dovete riscrivere se anche vi siete iscritti alla pagina. Sto messaggiando con Gasparri, scusate ragazzi. Ok, siamo 38.000, questi capelli li devo tagliare, non è possibile tenerli così. Sergio Abramo, idolo assoluto, sindaco di Catanzaro. Vada bene, avevo detto, arrivo. Però voi prima arrivate a 40.000. Che versione meravigliosa che è questa qua, mamma mia. Oh, vediamo cosa dice intanto Salvini, che sentiamo un po' che mi dice. Sto guardando la sua pagina, è un momento elettrizzante quando vedo la pagina di Salvini. Che dice oggi? Bella pagina, bella. Giletti difeso. Vai con l'armonica, Bruce. Ma come si fa a fare la musica così? Pazzesco. L'avrò consumato questo vinile. Che meraviglia. E sul vinile era ancora più bello. A Bruce e a tutti voi, a questa battaglia che vinceremo contro questa merda infinita chiamato Covid-19.
Che meraviglia! Meraviglioso! Bello! Era la Memorial Sports Arena di Los Angeles, aprile del 1988. Che disco pazzesco che era Tunnel of Love, ma pure questo straordinario EP. Allora, di che vi parlo oggi? Intanto qui abbiamo la pagina Instagram, chi non si è iscritto verrà, ve lo ricordo, defenestrato subito. Intanto si parla di Matteo Salvini. Allora, Salvini, io quando sono triste, ve lo dico da un po' di tempo, vado subito a vedere la sua pagina Facebook. E lui è straordinario perché ogni volta rinaccia delle cose che soltanto lui vede in natura. Per esempio, adesso io vedo che c'è un video dove sotto il quale lui ha posto anche i sottotitoli, quindi adesso voglio sentire cosa dice in questo video, senza farvi sentire il video, cioè l'audio, perché altrimenti c'è un ritorno e una distorsione che non va bene, ma sentiamo quel che riesce a dire oggi. Attenzione. Ecco cosa stanno facendo con la scusa del virus, non lo sentirete nei TG. Mentre milioni di italiani sono chiusi in casa, è lui che parla, e hanno la paura di perdere il lavoro e risparmi, chi la fa? Di cosa si sta occupando il governo, con due R, governo, e stanno pure litigando su questo, parentesi, di una maxi sanatoria per oltre 300.000 immigrati clandestini. E che due coglioni questi immigrati clandestini. Non funziona così, non è rispettoso. Né nei confronti degli italiani per bene, né nei confronti dei tanti immigrati che sono qua regolarmente, ti importa una sega dei immigrati regolari, con i documenti a posto e pagano le tasse. Oltretutto il solo annuncio di questa sanatoria, che vede lui nel suo mondo magico, sta moltiplicando gli sbarchi in queste ore, in questi giorni. Che due palle! Rispetto all'anno scorso sono quadruplicati e gli arrivi in Italia solo via mare di immigrati clandestini, ora fa la cifra sua, sentiamo, preciso, da 840 nel 2019 ai più di 3.500 di quest'anno. Le stesse cose. Così non va. Non pensi il governo di usare il virus per imporre agli italiani una maxi sanatoria? La Lega dentro e fuori dai palazzi farà opposizioni in ogni maniera possibile. Proprio un'opposizione. Condividi anche tu, condividete, mi raccomando, condividete sto capolavoro di video meraviglioso, poi interpretato anche bene proprio. Salvini veramente ha la presenza scenica, non ammetti batti. È straordinario, veramente bello. Ma poi soprattutto, ma chi cazzo se ne frega di questa menata ancora sui migranti, sugli immigrati clandestini, questa butade, questa boiata, questa retorica che abbiamo sopportato per due anni con il governo, un anno con il governo Conte 1. Basta, basta, ci sono altre priorità. Nessuno vuol fare sta sanatoria, non c'entra niente il coronavirus con l'aumento degli sbarchi, ammesso che siano veri questi aumenti degli sbarchi, che c'erano anche quando c'eri tu al Viminale. Veramente, Salvini, cambia sto disco, perché un conto è lo stesso disco se io ascolto Springsteen, allora va bene, ma no che ogni volta, anche il 5 maggio ancora ci devi asciugare le palle con questa stessa retorica, e basta, e cambia un po' registro, dai, su un po' di grinta, che ogni volta che vedi sondaggi crolli, ragazzi, come neanche le elezioni di Gasparri. Ma basta, basta, non se ne può veramente più, ma non ne posso più. E non è stato sempre così Salvini, era veramente un grandissimo politico una volta. No, scherzo, qui scherzavo. Altra cosa dice Puglio, fammi vedere cosa di con chi ce l'ha Salvini. Pensa Salvini ogni volta che si sveglia la mattina e dice: con chi me la prendo oggi, com'è che riesco a recuperare i consensi? Che è la stessa domanda che ogni volta si fa anche Matteo Renzi, e un altro che Matteo Renzi. Ogni volta che si fa sta domanda si dà la risposta sempre sbagliata. Ah, poi c'è Forza Massimo. Forza, una foto della mozzarella con i pomodori, fondamentale queste foto, cioè si passa veramente da Salvini che difende gli italiani e lui che mangia le mozzarelle. Vabbè, Giletti, mi sono rotto le scatole, Forza Massimo sempre avanti, caso di Matteo Bonafede, ricevo insulti e minacci ma continuerò a parlarne. Questo lo dice Giletti, lo ha detto ospite dell'Area che tira stamattina. Da Mirta Merlino, io vi ho parlato ieri della vicenda complicatissima, ma neanche troppo, tra Bonafede e Di Matteo. Cosa, chi è che mi sta scrivendo adesso? Mi sta scrivendo la capessa assoluta della mia vita, quindi devo assolutamente obbedire. Non tornerò sull'argomento perché ho già detto tutto e sin troppo bene, per quanto sia complicato in alcuni passaggi. Marco Travaglio stamattina ci ha messo proprio il punto finale, chiudiamola sta vicenda, perché è già stato detto tutto da me, ma soprattutto da Marco, che è molto più bravo di me. Rimane questo strascico, secondo Massimo Giletti, degli insulti e delle minacce. Ora, io non posso essere nel suo profilo, non so cosa riceva. Tra l'altro Giletti non è esattamente attivissimo sui social, quindi non so francamente che fuoco di fila possa avere subito e ricevuto. Gli posso garantire che ogni volta che ho litigato in televisione con Salvini e ogni volta che ho parlato del mio libro Il Cazzaro Verde o dello spettacolo, ho ricevuto una quantità di insulti e pure di minacce dai cosiddetti salviniani, che non erano salviniani, erano ultra del cazzo salviniani, che lui neanche si immagina. Quindi
Io auguro ogni fortuna a Giletti. Credo, e anzi sicuramente, gli insulti vanno segati alla fonte, le minacce vanno punite con la galera per chi te le ha fatte, quindi prenditi i nomi e mandali tutti in galera. Mi permetto anche di dire, amico mio Massimo, che se io avessi pianto tutte le volte, o se io piangessi tutte le volte che ricevo gli insulti e le minacce dai renziani, dai salviniani, dai meloniani, cioè dai fascisti, perché se fossero meloniani non mi insulterebbero, dai fascisti che sono rimasti tali, eppure in alcuni casi dai 5 Stelle, eppure in alcuni casi dagli elettori del PD, ma pure dai fan di Ligabue, ma pure dai fan, non lo so, boh, dell'Inter. Cioè, se io facessi una lista di tutti gli insulti e le minacce che ricevo ogni giorno, io mi sarei già sparato. Sarei dovuto andare in televisione sistematicamente a piangere. Non sto dicendo accettale, non vanno mai accettate queste cose, mai. Però mi permetto di dire, conoscendo anche i numeri che ha sui social Giletti, che io questo grande shitstorm che ha ricevuto lo vorrei vedere. Dopodiché, massima fortuna Giletti, che secondo me nelle ultime settimane non sta, diciamo così, traendo il massimo dalla sua carriera. Ma è una mia valutazione, lui dirà lo stesso di me e quindi va benissimo. Si sta nella dialettica civile, giornalistica. Certo, amico mio Massimo Giletti, se tu stai parlando di un tema estremamente complicato e spigoloso, come quello Bonafede di Matteo, telefona Di Matteo e dice, e ci mancherebbe altro, la sua versione, che a te fa felice perché è esattamente quello che speravi che dicesse, quindi hai fatto bingo. Poi ti chiama il ministro della giustizia, che può essere Tizio, Caio, Sempronio, prova a parlare, lo interrompi sempre. E dopo, quando lui sta cercando di elaborare un concetto minimo che è fondamentale, perché gli avevano appena detto non mai scelto perché altrimenti si incazzava la mafia, quindi un'accusa terrificante per un ministro di grazia e giustizia, ancor più come Bonafede, che insomma, a partire dalla spazza corrotti e non solo, mi sembra che possa essere criticabile su tanto, ma di sicuro non sulla veemenza nell'attaccare Cosa Nostra e nell'attaccare la malavita. Se tu nel momento in cui questo prova, benedetto Cristiano, a argomentare faticosamente al telefono contro tutto quello che ha in studio, e tu lo interrompi dicendo no, scusi ministro, ma devo interrompere perché devo far entrare altri ospiti, e poi come altro ospite fai entrare non Gorbaciov, non la buonanima di Churchill, non la buonanima di Adenauer, ma Briatore, per far dire a Briatore che il più bravo politico che c'è nella contemporaneità è Renzi, oltre a Salvini, amico mio Giletti, tu non ti meriti minimamente le minacce, chi ti fa le minacce spero che prenda 40 anni di galera. Non ti meriti neanche gli insulti, come non me li merito io, anche se non mi sembra che ci sia stata sta grande levata di ingegno quando l'ho ricevuto io, però qualche critica metterei in conto, perché se io domani facessi uno scoop sulla Meloni e sono in diretta televisiva e uno dice la Meloni 2 anni fa mi aveva proposto di fare chissà che e io ho cambiato, e poi lei ha cambiato idea perché ha ricevuto delle minacce dalla mafia e ha avuto paura, mi telefona la Meloni e io la faccio parlare poco e dopo un minuto le dico sì vabbè Meloni basta, però devo far entrare qualcuno, e faccio entrare Scaramacai, dubito fortemente che ci rimarrebbe bene la Meloni, giustamente, e dubito fortemente che i meloniani sarebbero felici del mio comportamento. Quindi insisto, le minacce no, andassero tutti a fanculo quelli che ti stanno minacciando, perché sono dei minorati mentali, e se fosse per me quelli che ti minacciano sui social si sbattono in galera e si chiude la chiave per una 20 d'anni. Io sono molto draconiano e amico dell'ispettore Callaghan su queste cose, anche sugli insulti. Mi ha insultato 5 anni di galera se non mi puoi ridare 30, 40, 50 mila euro. Quindi a quel punto ti devi accontentare. Se non sono 5, un anno di galera. Così la prossima volta ci pensi. Ma le critiche, amico mio, ci sta. Quindi spero che rimangano soltanto le critiche. Spero che non ci siano più gli insulti e le minacce. Qualche critica accetta l'amico mio Giletti, perché nelle ultime settimane a me, che sono un coglione, non è sembrato che tu abbia dato il massimo della tua più che rispettabile carriera. Basta. Con questa vicenda non ci tornerò più. Buona fortuna a Giletti, buona fortuna a Bonafede, buona fortuna Di Matteo, e basta con questo argomento, perché basta. Invece voglio toccare il tema della plasmaterapia, perché Salvini ha ribadito e rilanciato, poi vi parlo di questo eroe assoluto che è Sergio Abramo, questo sindaco di Catanzaro che è veramente un idolo assoluto. Io ho scoperto questo video che soltanto dopo ho scoperto essere stato pubblicato da Jasmine Cristallo, che è la ricorderete, saprete benissimo chi sia. Jasmine Cristallo è una delle sardine più note che ci siano, e a gennaio era spesso in televisione, e io mi ero sempre permesso di dire, senza conoscerla, che fossi stata una sardina e avessi avuto l'età delle sardine,
e io ho simpatia per le sardine, avrei mandato molto più in televisione la Cristallo che non quell'altro fenomeno che sembrava la brutta copia di Matteo Renzi, o la bella copia esteticamente, ma come contenuti era abbastanza simile a Matteo Renzi. Ovviamente mi riferisco a Mattia Santori, ma questa è una mia valutazione. Ho saputo che il video l'ha pubblicato Jasmine Cristallo, che è di Catanzaro e che ha fatto tana, giustamente, al sindaco, perché quel video è allucinante, si vede, ma poi ve lo dico, ma insomma si vede il sindaco che festeggia, fa un piccolo assembramento, neanche tanto piccolo, alla presenza della Guardia di Finanza, dei vigili urbani, di una signora che è lì che è tutta contenta, e loro fanno il brindisi per festeggiare il primo giorno della fase 2. Quindi capiscono tutto perfettamente, perché stanno tutti appiccicati, pur con la mascherina. Diciamo che non è stato un gran segnale, ma poi un bel messaggio agli occhi dei cittadini, ma dopo ne parliamo ancora più diffusamente. Questa cosa della plasmaterapia, ragazzi, è importante secondo me, e ovviamente Salvini la sta cavalcando dicendo che il governo sta nascondendo questa cura che sta funzionando. Perché la sta nascondendo? Forse vuole lucrare sulle cure mediche, sui vaccini, non lo so. Intanto è importante che se ne parli di più, meno male. Stasera vi dico subito che a Carta Bianca ci sarà anche lo pneumologo di De Donno, mi sembra si chiami, o Di Donno, pneumologo di Mantova, che è uno di quelli che più ha parlato di questo tema, anche perché lo conosce, anche perché lo sta provando. C'è anche una bellissima intervista che io ho trovato, De Donno, che io ho trovato fatta da Selvaggia Lucarelli su TPI, che vi consiglio molto perché è una bella intervista. E tra l'altro in questa intervista De Donno dice giustamente una cosa che io mi sento di condividere, pur nella mia totale ignoranza medica, come ho ampiamente dimostrato quando sono stato uno dei 60 milioni, cioè tutti, che a fine febbraio ha sottovalutato il dramma che ci sarebbe arrivato addosso del coronavirus. E cioè De Donno ha detto, intervistato da Selvaggia, credo lo ripeterà anche stasera, intervistato da Bianca Berlinguer, la plasmaterapia funziona, non è vero che è così cara, so di cosa parlo perché la sto provando, e soprattutto ho trovato molto sgradevoli e offensivi i toni di Burioni. Ora, io so benissimo che quando si cita Burioni c'è subito una spaccatura tra gli astanti, perché ci sono quelli che dicono Burioni è Dio e quelli che dicono Burioni è insopportabile. Io non appartengo né agli uni né agli altri. Mi permetto soltanto di consigliare a Burioni di avere meno questo atteggiamento, e lo dice uno che è abbastanza rissoso, ma nei social ultimamente no, perché neanche rispondo più ai commenti, quindi sarà mesi che non faccio un litigio via social. Ma insomma, sarebbe bene che Burioni avesse un atteggiamento meno da io so sto cazzo nei confronti di ogni scienziato, perché ogni volta che uno si permette di dire una cosa che lui non condivide, arriva Burioni, dall'alto di non so cosa, perché prima che divenisse famoso grazie a Renzi non ho ben capito chi fosse sto Burioni, quindi non ho ben capito quali siano le sue reali competenze, che sicuramente esistono, sia chiaro, però insomma esiste Burioni, esiste Galli, esiste Pregliasco, esiste la Gismondo, esiste la Capua, ed esistono anche altri esperti che non sono virologi, ma che sono per esempio, credo, pneumologi come De Donno, che danno le loro teorie. E non è che ogni volta che qualcuno dice una cosa che non piace a Burioni, arriva Burioni, mette le palle sul tavolo e dice brutti imbecilli coglioni, dite delle stronzate, l'unico che conosce il coronavirus sono io. Tenendo poi conto, amico mio Burioni, che anche tu, esattamente come me, a febbraio hai detto una quantità di cazzate sul coronavirus che ne bastava la metà, perché ci sei andato tu a inizio febbraio, a che tempo che fa, dove praticamente vivi. E anche questo è curioso, che soltanto tu, tra i virologi, o quasi solo tu, vai a illustrarci il mondo, non si capisce bene perché c'hai sto canale preferenziale, ma te lo sarai meritato, chi se ne frega. Sei stato tu il 2 o 3 febbraio, a inizio febbraio, diciamo così, ad andare da Fazio e a domanda diretta, quindi che rischi ci sono in Italia, tu hai risposto zero. E l'hai pure ripetuto 2 o 3 giorni dopo, o il giorno prima, non me lo ricordo, da Mirta Merlino. Quindi, ragazzi, tutti abbiamo sbagliato. Io per primo sul coronavirus, se c'è uno che c'ha una cura, non diciamo subito abbiamo risolto tutto perché alimenti le speranze, però un minimo di educazione e un minimo di senso di squadra da parte degli scienziati sarebbe bello, perché io non posso tollerare da cittadino, già sono stremato, già sono distrutto, già sono preoccupato, già ho il terrore di vivere per mesi, forse per anni, con sta cazzo di mascherina che mi fa schifo, perché mi fa veramente schifo la mascherina, mi fa innervosire come poche cose al mondo, la indosso, sia chiaro, la indosso sempre, rispetterò sempre le regole, mi venisse un fulmine se non le rispetto sempre queste regole qua, però la odio, la detesto, mi mette l'ansia la mascherina quando la vedo in tutte le persone, mi fa schifo e spero che si possa togliere quando si potrà togliere. Quindi già siamo stremati e stressati tutti. Che poi arrivi ogni volta Burioni con questo atteggiamento è insopportabile. Te lo dico da persona a volte molto antipatica, come lo sei tu, Burioni, a volte molto antipatica, cerca di venirci incontro e cerca di ricordare che non sono tutti dei fenomeni come lo sei tu.
Altra cosa voglio dirvi, ragazzi. Gallera. Ora, Gallera è l'assessore alla sanità, lo sapete benissimo, è l'assessore alla sanità della Regione Lombardia. È un assessore molto criticato. Avrete notato come il signor Gallera, forse lo saprete, forse no, Gallera è stato salvato ieri da una mozione di sfiducia che aveva voluto il PD. Il PD chiedeva un cambio di rotta, leggo testualmente, ai vertici dell'assessorato al welfare, competente sulla sanità. Alla fine i voti, ovviamente, dico ovviamente perché era chiaro il risultato, hanno arriso a Gallera, che quindi se ne sta nel suo posticino. 49 voti contrari, 23 favorevoli e 2 astenuti. Il Consiglio regionale della Lombardia ha bocciato la mozione presentata dal PD contro Gallera. Perché vi dico questa cosa sull'operato di Giulio Gallera, che è al centro dell'occhio del ciclone insieme all'altro scienziato contemporaneo Attilio Fontana? Perché tra coloro l'opposizione si è spaccata. Il PD ha chiesto voto segreto, l'opposizione si è spaccata. Quando si è andati a vedere il voto effettivo, all'interno dell'opposizione, i 5 Stelle, il PD e i Lombardi Civici hanno espresso voto favorevole alla mozione, cioè hanno votato contro Gallera come doveva votare teoricamente l'opposizione e come aveva detto di fare il Partito Democratico. Tranne due persone. Due persone. Il consigliere Michele Usuelli di Più Europa, quindi gli ex radicali, post radicali, i radicali nuovi, i radicali liberi, non lo so come chiamarli, ma è meraviglioso. I radicali, quando possono, deludono sempre. Da Pannella in poi, dagli anni 70 in poi, se c'è una battaglia dentro la quale possono sbagliare, loro sono bravissimi. Veramente, quando Gaber prendeva in giro il compagno radicale nella canzone Io se fossi Dio, non è stato lungimirante. Di più, e Più Europa, al di là della stima che sicuramente ho nei confronti della Bonino, dei loro temi etici, delle loro battaglie sull'eutanasia, ci mancherebbe altro, massimo rispetto. Ma diciamo che nelle scelte più prettamente politiche, quando può sbagliare Più Europa, sbaglia sistematicamente. Ma chi è anche che si è astenuta? Chi sarà colei che si è astenuta? Ovviamente Patrizia Baffi, di quale partito? Italia Viva, o come dice Marco Travaglio, Italia Morta. Ma guarda un po', ogni volta che c'è da difendere la Lega e la destra, quasi sempre spunta Italia Viva. E infatti sta circolando anche uno scambio di messaggi su WhatsApp che pubblicò, credo, proprio Renzi o forse Fontana, quindi un messaggio, è uno scambio privato che è diventato pubblico perché loro l'hanno reso pubblico, in cui più o meno Renzi dice a Fontana: mi spiace che ci siano state delle frizioni, credo si riferisse al centro-sinistra rispetto a Fontana, sappi che su di me potrai contare, se vuoi ne parliamo, e Fontana gli risponde: sì sì, grazie, mi fa piacere Matteo, e si capisce che c'è un bel rapporto, che va benissimo per carità, ma tenendo conto che uno è della Lega e l'altro teoricamente sarebbe dentro il governo, non mi sembra un bel segnale. Ma d'altra parte Italia Viva, si sa, sta facendo finta di stare dentro il governo, ma ormai ha le stesse posizioni del centrodestra. Tra l'altro, la motivazione di questa Patrizia Baffi di Italia Viva è meravigliosa, perché, si fa per dire, ha spiegato di non partecipare al voto sulla sfiducia all'assessore Gallera, un atto inopportuno, ha detto Patrizia Baffi, sia nel merito che dal punto di vista politico. Ecco, questo è quel dire e non dire che è tipico dei renziani, è tipico proprio, tutti i difetti politici i renziani ce li hanno sempre avuti e sempre ce li avranno. E in questo senso, prima di parlarvi dell'eroe assoluto, perché veramente io sono innamorato politicamente di Sergio Abramo, sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, io voglio farvi tornare un po' di gioia leggendo i consueti sondaggi del lunedì, anche se siamo a martedì, ma io non ve li potevo commentare ieri sera visto che sono usciti dopo la nostra diretta. E cosa ci dicono i sondaggi di SVG, cioè i sondaggi che vengono letti solitamente da Enrico Mentana? Cala la Lega! Cresce il Movimento 5 Stelle, ma Fratelli d'Italia, o di La Russa come lo chiamo io, insegue a un punto. Covid, promossa la gestione italiana, voti più alti di Germania e Francia. Cioè gli italiani dicono: abbiamo paura, perché nella prima parte il governo, ve lo riassumo il sondaggio, nella prima parte il governo tutto sommato ci ha convinto, la seconda parte, insomma, non lo so se è in grado. Però dicono la maggioranza degli italiani, dice, anzi il singolare, dice la maggioranza degli italiani che rispetto alla Germania e alla Francia, gli italiani sono stati, il governo italiano e le autorità italiane sono state molto più convincenti. Ma quali sono le percentuali dei partiti singoli? Eccole qua,
le percentuali dei partiti. Noi abbiamo la Lega che scende al 27,3%. Era al 28,2%, calcolate che secondo altri sondaggi, vedremo anche stasera quelli di Carta Bianca e quindi di Weber, X Weber o X Weber, la Lega sta al, secondo quei sondaggi, attorno al 26%. Poi Weber lo scopriremo stasera. Pagnoncelli era dal 26. Partito Democratico 20,2, e più o meno siamo lì, qualcuno dice il 21, qualcuno 22. Movimento 5 Stelle 16,2, prende lo 0,8% in più, quindi evidentemente sta pagando, come io da scemo quale sono sempre detto, avrebbe pagato per qualsiasi forza, non per i 5 Stelle, ma anche per il PD, anche per l'EU, o come si chiama adesso, per chiunque, teoricamente anche per Italia Viva, ma non lo vogliono capire. Paga ovviamente, soprattutto se sei al governo, che cosa paga? Paga la serietà, paga la sensazione di avere in quella forza lì e in quell'altra forza lì delle persone serie, autorevoli, che magari non sono nate fenomeni, ma che si stanno sbattendo e si stanno impegnando per farci uscire dal guano e dal pantano. Quindi ogni volta che PD e 5 Stelle litigano, sono dei coglioni, sono degli imbecilli, sono dei dementi e fanno il regalo alla destra. Meno litigano, più salgono, tanto il PD quanto i 5 Stelle. Non ci vuole uno scienziato, amici miei 5 Stelle, amici miei del PD, non ci vuole uno scienziato. Quindi fate come quelli del PD e dei 5 Stelle e di LeU, che parlano poco e lavorano tanto, perché l'unico obiettivo, poi le stronzate sui social, i post su Facebook, su quello, su quell'altro, lasciatelo a quelli che hanno tempo da perdere, ma non fatelo voi che siete al governo, perché altrimenti regalate voti per esempio alla Meloni, che è l'unica nel centrodestra che sta salendo, e gliene va dato atto, perché io l'ho sempre detto, anche se per me in questi due mesi la Meloni sta dando in assoluto il peggio di se stessa, ma è ovvio che anche il peggio della Meloni rispetto a Berlusconi o quel che ne resta politicamente e rispetto a Salvini è il mondo, ma proprio la supernova, la champagne supernova, avrebbero detto Oasis. Ora magari scomodare Oasis per la Meloni forse ho esagerato, ogni tanto mi lascio prendere dal mio amore musicale. Però vi dicevo, perché sono arrivato così a bomba su questo sondaggio? Perché mi affascina notare come anche qui, per SVG, che è di solito l'istituto di sondaggi che più sopravvaluta, non sopravvaluta, che più dà peso a Italia Viva, la forza di Renzi, persino loro questa settimana gli tolgono, dicono che ha perso un altro 0,4%. Quindi, secondo SVG, che è l'istituto di sondaggio che più accredita di solito Renzi, Italia Viva oggi è al 3,0%, quindi al 3% e basta. Cioè è a un passo così, a un pelino così dalla soglia del 3%. E attenzione, perché questo 3% e questo calo, sancito anche dall'istituto che di solito più premia Renzi, arriva nella settimana, quale? La settimana in cui Renzi ha bombardato dalla mattina alla sera, persino più del solito, il governo di cui fa parte e che ha voluto far nascere. A partire dal famoso intervento di giovedì al Senato, quando è riuscito addirittura anche a citare i famosi, si fa per dire, morti di Bergamo e di Brescia. Ha anche detto neanche la gente di Bergamo e di Brescia, se non ricordo male. Un momento per me dialetticamente imbarazzante, ma è il mio punto di vista. Sicuramente voleva dire altro, per carità. Però, ecco, tanto per dire che all'ultimo posto c'è sempre Matteo Renzi, che se non altro per lui, qui, a differenza di altri sondaggi, sta appena sopra Calenda. In altri secondo altri sondaggi è addirittura dietro Calenda, ma questo ve l'ho già detto uno, due giorni fa. Cos'altro voglio dirvi, ragazzi, mentre vi ricordo che se non vi iscrivete alla mia pagina Instagram verrete tutti portati al confino nella pagina di Nicola Porro, ma anche nella pagina della Maglie, che anche quella, ragazzi, sono alte soddisfazioni, sono grandissime soddisfazioni. Cosa voglio dirvi, ragazzi, in più? Voglio dirvi intanto una piccola nota così, non so se dire comica oppure no, ma vi faccio presente che, come vi ho detto a inizio diretta, ieri sono stati bravissimi gli italiani, hanno rispettato tutte le regole, ma in alcune città, a Foggia, a Latina, dalle parti di Nettuno, ci sono state delle file chilometriche di macchine per andare dove? A McDonald's. Ci sono state file di ore, dove le persone se ne sono state chiuse nella loro macchina per ore, ci sono i video, ci sono le foto, per far cosa? Per andare a mangiare al McDonald's. Ora, a mangiare neanche, a prendere il cibo da asporto a McDonald's, perché non ci puoi mangiare dentro un McDonald's. Non in questo periodo. Per ovvi motivi di distanza di sicurezza e di droplet. Ora io mi domando, ragazzi, ma queste persone che sono state chiuse come me, più di due mesi, come voi, come tutti, più di due mesi in casa, come prima uscita vanno al McDonald's? Ma che cazzo di perversione è?
ma andate da qualche altra parte, ma fate una passeggiata al parco, da soli, rispettando le distanze. Ma come si fa? Ma portate a spasso il cane, fate una bella passeggiata col vostro figlio, con vostra figlia. Ma come si fa come prima cosa o come premio? Sono 2 mesi e mezzo che sto in casa, non vedo l'ora di uscire perché voglio un Big Mac al McDonald's. Ma come cazzo si fa? Io non lo so, ragazzi, ma veramente file chilometriche sulla via Nettunese c'erano delle file allucinanti, incredibili. Vabbè, a questo punto io poi devo per forza di cose parlarvi di questo eroe assoluto, perché questo eroe assoluto si chiama Sergio Abramo ed è il sindaco di Catanzaro. Ora, io ho postato 3-4 ore fa su questa pagina e devo dire che vi è piaciuto, questo vi è piaciuto si fa per dire, ma l'avete commentato molto, piaciuto proprio no. Perché sono rimasto colpito, è una TV calabrese, non sapevo chi l'avesse divulgato, poi ho scoperto che appunto a divulgarlo è stata Jasmine Cristallo, la bravissima sardina Jasmine Cristallo, che appunto è di Catanzaro, ha fatto girare questo video che è stato pubblicato da una TV calabrese, Calabria 7, in cui io veramente si vedono delle scene allucinanti, perché si vede questo ameno sindaco in un parchettino, lo sto guardando, io mi viene anche da ridere perché io non riesco veramente a pensare come si possano fare delle cose come istituzione, perché sai, lo fai di nascosto, sei un irregolare, sei, non dico un criminale, ma sei uno che froda la legge, quindi spero che ti becchino e ti faccia la multa, però, vabbè, non t'ho visto, sei un cittadino qualsiasi, spero tu prenda la multa e finisci lì. È grave, ma per certi versi ti paghi 500-600 euro, basta. No, questo è il sindaco. Non solo, questo sindaco, Sergio Abramo, è il sindaco che la notte prima, o pochi minuti prima, o pochi giorni prima, insomma, prima di fare questa grandissima sceneggiata, aveva giustamente mandato un video a tutti gli abitanti di Catanzaro dicendogli: oh, non uscite di casa, per amor di Dio, non uscite, perché sì, la fase 2, però non si fa, non uscite per carità, perché non bisogna mollare la presa. Bravo, benissimo, sei stato bravo. Non solo, questo Sergio Abramo è anche uno che era andato contro l'ordinanza e la provocazione, chiamatela come vuoi, ma insomma, l'ordinanza della la decisione, diciamo così, la decisione della Regione Calabria per mano e bocca e voce di Iole Santelli, che aveva deciso di non rispettare le regole imposte su scala nazionale e dire: noi in Calabria apriamo, nel rispetto della distanza di sicurezza, i bar e i ristoranti all'aperto. Che è una decisione scellerata, ovviamente criticata dal ministro Boccia e da tutto il governo. Questo sindaco qua, Sergio Abramo, beh, senti che bel nome biblico che ha, Sergio Abramo, mi sembra sia un classe 58 lui, ma posso sbagliare, che è anche presidente della provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, ha detto: no, io non la rispetto sta cosa, lo faccia la Santelli, noi stiamo tutti chiusi in casa. Bravo, benissimo, e invece no. Intanto perché il giorno dopo, non so se forse qualcuno gli aveva telefonato dicendo: però insomma, tu sei di destra, non ti puoi permettere di andare contro la Santelli, che è la governatrice di centrodestra, ti starà antipatica, forse volevi essere tu il governatore invece di lei, non ce ne frega niente, cambia indirizzo. E a quel punto lui ha cambiato idea, non ha cambiato idea, ha detto: sì, non l'ho applicata l'ordinanza della Santelli, però, ha detto una cosa meravigliosa, ha detto: non l'applico l'ordinanza della Santelli, però la recepisco nello spirito. È come se fosse una sorta di salmo, come se fosse un'ode biblica, come se lui avesse letto una parte del Vangelo, dal Vangelo secondo Iole Santelli: io recepisco nello spirito l'ode e il salmo di Iole Santelli, perché è bella, perché mi emoziona questa ode di Iole Santelli, però ciò nonostante, ciò non di meno, io non ebbi ad applicare questa ode, questo salmo, questa orazione e questa decisione, questa ordinanza. Quindi già la recepisco nello spirito, è meraviglioso. Come fai a recepire nello spirito un'ordinanza? O la fai quell'ordinanza o non la fai. Che cazzo recepisci nello spirito? Cos'è una lettura sacra? Come parla sta gente? Ma perché io sono rimasto colpito? Perché in questo video, che è veramente, ma veramente meraviglioso, si vede questa... Quanti siamo? Siamo addirittura 55.000. Stasera siete un po' più calmi. Allora, perché io sono rimasto colpito da questo video? Sono rimasto colpito da questo video perché è incredibile la decisione di un sindaco in una regione sicuramente meravigliosa ma anche molto complicata, che viene da una situazione sanitaria con 12 anni di... oddio, non mi viene adesso la parola, ma insomma mi verrà prima o poi, di commissariamento. Una situazione di grande
delicatezza, perché se arriva tanto il Covid, lì bisogna stare attenti, ragazzi, perché la Calabria non è pronta. La Calabria, prima che ci fosse questa tragedia del Covid, aveva, me lo sono appuntato, 107 posti in terapia intensiva. La Calabria gli hanno mandato 95.000 tamponi dall'Italia, dall'Italia, dalla nazione, dal governo nazionale, mi sono espresso male, dal governo nazionale. In Calabria, ragazzi, ne ha fatti 37.000. Ora, su 95.000 che ti manda il governo su scala nazionale, tu, Calabria, ne usi soltanto 37.000, o queste almeno sono le cifre che stanno girando adesso, non dai un bel segnale. Perché siamo nel crinale, siamo in una situazione di grande complicatezza, di grande difficoltà sanitaria, perché è una sanità appunto che viene da 12 anni di commissariamento, perché è una sanità dove mancano spesso le strutture e le cose basilari, quindi si vive in costante emergenza. Ho letto addirittura di malati di Covid che vivono in isolamento domiciliare, da settimane convivono con i loro rifiuti, questo me l'ha scritto una cittadina di Catanzaro. Insomma, la situazione è complicata. Cosa puoi fare tu, amministratore potente che è stato assai votato alle ultime elezioni? Tra l'altro vi comunico, questo Sergio Abramo, io poi ho studiato un po', Sergio Abramo è uno che faceva parte di Forza Italia, poi è salito sul carro di Salvini e pare, le cifre lo dicono, grazie a questo cambio di cavallo, che è stato anche fruttuoso dal suo punto di vista, perché Salvini è sicuramente molto più in ascesa rispetto a Forza Italia, grazie a questo suo salto di cavallo, cambio di cavallo, e grazie alla sua evidentemente efficienza, fama, potere, fascino che ha nei confronti della maggioranza dei cittadini di Catanzaro, proprio in provincia di Catanzaro Salvini ha fatto il botto in tutta la regione Calabria. Cioè la provincia dove alle ultime elezioni ha fatto più il botto Salvini e la Lega, e a me già viene da ridere che qualcuno voti Salvini e la Lega a Catanzaro, in Calabria, come in Campania, come in Puglia, come in Molise, come in Basilicata, come in Sicilia. Ve lo ricordate? Ve lo ricordate? Ve lo ricordate cosa diceva Salvini fino a qualche anno fa del Sud? Io me lo ricordo, spero anche voi, ma immagino di no se votate la Lega Salvini. Però ecco, grazie a questa cosa Salvini ha fatto il botto a Catanzaro. Quindi evidentemente questo Abramo è potente, è ascoltato. Hai appena detto di no, bene, alla Santelli. Hai appena fatto un video dicendo a tutti i cittadini: ragazzi, c'è la fase 2, fate finta di niente perché bisogna stare chiusi in casa o giù di lì. Bene, faticoso, doloroso, ma bene. E cosa mi fa questo grande Abramo Sergio? Questo grande Abramo Sergio mi fa una cosa meravigliosa, perché mi fa questa bella festa, questo bel assembramento straordinario, dove si vede lui con la presenza dei vigili urbani e, se non sbaglio, anche della Guardia di Finanza, i fotografi che scattano, questi si avvicinano tutti senza minimamente rispettare la distanza di sicurezza, c'ha le mascherine e basta, e poi c'è accanto una signora, che non ho capito se è una vigilessa oppure no, sembrerebbe dal look una vigilessa, che intanto passa i bicchieri con i guanti, per carità, però prendendoli da questa parte qua e li toglie così. Quindi ora, se li prendi da qui, io poi bevo esattamente dove tu mi ci hai messo il guanto non è più sicuro necessariamente della mano, perché se il guanto ha toccato qualcosa che non va toccata, io di fatto prendo il Covid anche per colpa di quel guanto e di quell'impronta che tu mi hai lasciato, quindi almeno prendilo da qui il bicchiere. No, lei lo prende da qui, e poi questa meravigliosa figura accanto al sindaco dice: ringraziamo il sindaco, festeggiamo questo primo giorno della ripartenza della fase 2, e dice testuale: speriamo che questa quarantena abbia portato un sorriso in tutte le nostre case. Ma io mi domando, ma sta gente dove vive? Amica mia, signora, forse vigilessa, forse no, ma dove vivete? Speriamo che questa quarantena abbia portato un sorriso in tutte le nostre case. Ma tu c'eri nel mondo in questi ultimi 2 mesi e mezzo? Che cazzo di sorriso vuoi che ci abbia portato la quarantena? Ma l'hai viste le notizie, per fortuna non in Calabria, ci mancherebbe altro, ma l'hai viste le notizie e la quantità e il numero dei morti nel resto d'Italia, soprattutto al nord? Ma di cosa stiamo parlando? Ma che c'è da brindare? Con tutti che ridono, i fotografi, facciamo una foto tutti insieme, si abbracciano. Che cazzo festeggi? È il primo giorno della fase 2, non è cambiato niente, non ci sono le cure, non ci sono i vaccini. La sanità calabrese è in condizioni disperate. Manca le mascherine, i tamponi non li fanno. Ci sono persone che sono chiuse in casa, agli arresti domiciliari, tra virgolette, perché sono giustamente in isolamento da Covid, giustamente per quanto faticosamente, ma è ovvio che devono stare in isolamento. Si dice che ancora convivono con i rifiuti. La regione non riesce a stare dietro a un'emergenza che è ancora piccola, e speriamo che tale rimanga in Calabria, ma che è enorme nel resto d'Italia, soprattutto a nord, e questi al primo giorno festeggiano. Ma cosa festeggi? Io non lo so, ragazzi.
veramente io non riesco a capire come si possano fare e eleggere certe persone. Per carità, questo sarà un fenomeno, sarà un genio assoluto, però non ne dubito, sicuramente fra 100 anni si dirà che dopo Churchill e Roosevelt il più grande politico degli ultimi 400 anni è stato Sergio Abramo da Catanzaro, non ho dubbi, però quando vedo questi video trasecolo e mi domando com'è possibile che una cosa nobile e teoricamente seria come la politica possa essere rappresentata non sempre da politici, diciamo così, straordinari. Questo, amici miei, vi volevo dire, vi ricordo, fondamentale, stasera ci vediamo attorno alle 22.30, 22.40, 22.50 a Carta Bianca su Rai 3. Prima, adesso, fra 6 minuti, ci guardiamo Peter Gomez con Sono le 20 sul 9, poi ci guardiamo Marco Travaglio, anche perché stasera ho visto che insieme a Marco Travaglio ci sarà Marianna Aprile, quindi credo e temo per Marianna Aprile che ci saranno delle schermaglie, perché da una parte ci sarà chi dice sto governo sta facendo quello che può fare, Marco, dall'altra parte ci sarà quella che dirà a prescindere Conte ha sbagliato, Conte è brutto, Conte ha fatto il decreto sicurezza 1, 2, è stato con la Lega, tutum, quindi sarà sicuramente una puntata molto vibrante, come praticamente sempre accade con Notte e Mezzo, e noi poi ci vediamo domani, ma non alle 19, perché domani alle 19 non posso, visto che ho un impegno di nuovo televisivo, quindi o la farò alle 21, oppure la farò a un altro orario. Tenete conto che domani io divento molto vecchio, perché domani compio gli anni, quindi domani diciamo che cercherò di trovare il tempo per la diretta. Non è detto che domani riesca a trovarlo, di sicuro non alle 19. Ciao belli, vi voglio bene e grazie a tutto e soprattutto grazie a Jasmine, lei sa perché. Ciao!